Buon pomeriggio, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovissimo video. Oggi una giornata dedicata a me. Vi ho fatto vedere all'inizio del video la torta e perché? Perché oggi è il mio compleanno, quindi mi sono dedicata una giornata per me. Quindi stamattina ho fatto il colore, infatti se guardate tutta la striscia qui che mi sono fatta il colore, non mi sono pulita bene perché non avevo voglia di stare, però vabbè, tanto va via. E niente, quindi siccome non ho fatto nulla, ho fatto solo la torta e vabbè, solite pulizie di routine, oggi vado, vorrei far venire fuori questo video subito oggi perché almeno così vi rendo partecipi del mio compleanno e le mie torte che mi faccio. Perché l'anno scorso vi ho solo messo la torta, ma non vi avevo detto che era il mio, cioè che era il 19 giorno del mio compleanno. E allora, intanto vi faccio vedere una cosa se riesco, perché gli ho appena messo l'acqua. Guardate un po', questo è il regalo, a parte se vi ricordate il computer. Il computer che mi ha regalato Nello al compleanno e mi ha regalato anche l'orchidea, che questa nelle mie mani morirà perché purtroppo mio marito si ostina a comprarmi queste piante, ma io non so perché dopo un po' mi muoiono. Comunque, se voi avete modo di dirmi un po' come funziona, perché mi muoiono tutte, pur avendola messa in un punto dove c'è luce più o meno. Quindi vabbè, io spero che non mi muoia, perché sennò è l'ennesima pianta che butto e mi dispiace, però questo tipo proprio di pianta non mi dura. Vediamo questa volta. Se voi avete consigli per come farla durare, io li accetto. Ora gli ho messo l'acqua nel sottovaso e la sta tirando su perché la vedo un po' secca. Fatemi sapere se è giusto o no così. Nel frattempo mi è arrivato pacco di Degustavox che aspettavo oggi per aprirlo, così almeno mi facevo anche un bel regalo. Quindi lo apro con voi e andiamo a vedere cosa ci hanno messo questa volta in questa Degustavox. Allora, intanto togliamo gli spoiler, è già un visto, no? Allora, ecco qua. Spostiamo questo, aspettate che li prendiamo così di lato, almeno li vediamo. Bauli sono pancake ad alto contenuto proteico con meno 45% di zuccheri della Bauli. Ce ne sono all'interno 8. Questo se ne vedrà bene Gabriele, soprattutto che lui, per quanto riguarda le proteine, ora mangia tutto a base di proteine perché sta facendo, oltre a fare piscina, fa anche palestra e quindi ha bisogno di proteine. E allora mangia tutti questi alimenti proteici. Oh, ancora questi! Erano le caramelle che poi tra l'altro sono bicchieri di birra, questi qui, e sono al latte, ma sono veramente buone queste caramelle. Ottime, veramente. Una caramella veramente. Ah, oro, le frolle. Gusto a tutto tondo, biscotti con cacao. Questi sono 300 grammi. Poi sto sbirciando. Ribes e mirtilli, fette biscottate a lenta lievitazione. Questa è la mattina con un tè. E sono al ribes e mirtilli all'interno, 200 grammi, devono essere buoni. Guardate qua, lavazza crema e gusto che io non posso usare, però vabbè, tanto questa non scade ora, e nel 2025, quindi la userò quando sono fuori, mi porto la caffettiera fuori, tipo quando vado in campeggio oppure da qualche parte. Poi, cioccolatino fondente con liquirizia, liquore, il Boero. Boero,
Da quanto tempo che non li prendevo, perché a me non piacciono i burger, questi vanno benissimo per me. Poi che altro abbiamo? Ah, mini muffin. Questi sono buonissimi per i ragazzi, sono con cioccolato a pezzi. Non so quanti ce n'è dentro perché non c'è scritto, però ce ne sono un po'. Poi vediamo, vediamo. Ah, già montata, panna chef, la panna lunga tenuta, già montata. Quindi questa, se uno vuole guarnire i dolci, di solito si smontano subito, quindi questa dovrebbe essere una di quelle che mantiene, è utile però. Oggi ho fatto la torta, quindi la panna. Poi, un'altra maionese, maionese. Allora, è buonissima, veramente ottima. E vabbè, però, ma ora abbiamo ancora quell'altra perché non è che se ne mangia tanta di maionese. Allora, sento, sento, sento. Ah, fiocchi d'avena naturale, amo essere, questi sono dell'Eurospin e questi sono buoni per fargli fare colazione a Gabriele perché lui adora questa roba qui, io però devo guardare perché si potrebbero fare anche o dei dolci oppure impanatura. Può essere qualche impanatura ai fiocchi d'avena? Se voi avete qualche idea, fatemelo sapere perché. E poi, per ultimo, ma non per ultimo, no, perché ce n'è ancora un altro. Allora, intanto vediamo questo cos'è. Ah, acqua di cocco. Queste, devo dire la verità, a me non piacciono perché le vai a bere veramente. Vorrei proprio vedere se è vero che è l'acqua di cocco, ma che sa di cocco, perché di solito è acqua. Quindi che ha un sapore appena appena di cocco. Vabbè, vedremo com'è. E poi per ultimo abbiamo questo. Che cos'è? Ah, confettura di arance bio. Buona, buona. Questa sicuramente piacerà a Nello. Addirittura le bucce d'arancia all'interno. Non so se si vedono. Buono. Buono, allora anche questa volta devo dire che questa Degustabox mi ha accontentata, cioè parecchia roba insomma buona che sicuramente si mangia. Ora a parte questo qui, però vabbè, questo Gabriele a lui piace il cocco, quindi ci sta che se non è acqua lo beva. Vediamo quanti pezzi ci sono. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pezzi. Bene, bene, sono proprio contenta di questa Degustabox oggi. E niente, allora, oggi un video proprio corto, non lo faccio lungo perché ve lo voglio subito postare, almeno così condivido con voi il giorno del mio compleanno per la prima volta. E niente, questo è il secondo anno, se non sbaglio, no, sì, il secondo anno, perché io il canale l'ho aperto i primi di aprile, quindi avevo già fatto, quindi l'anno scorso ho condiviso con voi la torta, mentre quest'anno cioè, ho voluto fare un video, ho detto lo faccio subito e lo condivido, quindi volevo fare prima la torta, vi volevo far vedere la torta. E per quanto riguarda la torta, se riesco farò uno short, un video piccolo. Quindi se riuscite a vederlo, poi magari mi fate sapere. Comunque vi metterò giusto qualche pezzettino della torta che ho fatto. E niente, insomma, oggi volevo condividere con voi questa giornata che non è ancora finita perché è una giornata che sto dedicando a me. Quindi oggi, verso più tardi, quando vado a prendere Federico, mi vado anche a rifare le mani perché se vi ricordate ho l'unghia che mi si è girata ed è ancora precaria, quindi andrò anche a dedicarmi un'oretta per le mani. Ho proprio deciso di dedicarmi questa giornata per me, quindi niente pulizie, giusto qualcosa, come vi dicevo prima, superficiale, niente di che. Siccome questo video ve lo devo mettere entro stasera, e allora ho detto perché no proprio il giorno del mio compleanno fare un video e metterlo subito.
vabbè, l'ho fatto tante altre volte e oggi faccio un piccolo sacrificio e posto anche questo video. Niente, io che vi devo dire? Che sono felice di condividere con voi questo compleanno. Vi do un grandissimo abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, da Cecilia, al prossimo video. Ciao!